Gesù ti vuole salvare. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la parola di Dio possa parlare al nostro cuore, nella nostra vita. Oggi la liturgia ci propone il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, dal versetto 51 al 56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Amen. Carissimi, oggi siamo al capitolo 9, verso la fine, in uno dei versetti più importanti di tutto il Vangelo secondo Luca. Cioè, Gesù prese la ferma decisione di incamminarsi verso Gerusalemme. Voi direte: come mai questo versetto, che sembra puramente descrittivo e geografico, dinamico, come mai è così importante? Perché gli studiosi ci dicono che il Vangelo secondo Luca è un cammino da parte di Gesù verso Gerusalemme. Luca vede Gerusalemme come la città santa, città dove Gesù, figlio di Dio, offrirà e ha offerto concretamente per noi la sua vita. Ha donato, ha svuotato se stesso. Ecco perché c'è stato un momento particolare, e qui lo descrive Luca, in cui Gesù ha detto: ora voglio andare a Gerusalemme. Questo è il tempo. È la decisione del cuore di Dio, una decisione ferma, una decisione che non è tiepida. Dio non ha pensato a noi, a me, a te, tiepidamente, dicendo: che cosa faccio con Luca? Lo salvo oppure no? Mi comprometto oppure no? Perdono i suoi peccati oppure no? Gli vado incontro, lo aiuto o vedo come se la cava? Ma sicuramente non andrà bene se Luca vive senza di me. Ecco allora che Gesù in questo tempo decide di attuare il progetto del Padre. Decide di manifestare che il Padre ci ama, che il Padre vuole la salvezza di tutti. Gesù ci vuole salvare, fratelli e sorelle. Certo, possiamo metterla a livello cherigmatico. Noi diciamo: Gesù ti ha già salvato, mi ha già salvato, ma è necessaria anche da parte mia una decisione di aderire al progetto di Dio, di aderire alla proposta di Dio di salvarmi. Ecco che entra in atto la fede, la fiducia, la mia predisposizione, la mia attitudine ad accogliere il piano di Dio per mezzo del suo figlio Gesù. Quindi quanto è importante oggi sapere che Dio non ci ha dimenticato, che Dio non mi ha rifiutato, fratelli e sorelle, che Dio non mi ha messo da parte, ma che Dio invece mi ha messo al centro dicendo: Luca, io ho deciso di salvarti, ho deciso di venire incontro alle tue necessità, alle tue difficoltà, alle tue debolezze, ma tu lasciati aiutare, non fare come
quelli del villaggio di Samaria, che non hanno voluto riceverlo. Hanno detto: no, no, non ti vogliamo qui. Stai andando a Gerusalemme, non passare di qui. E noi siamo liberi, fratelli e sorelle, di accogliere oppure no il regno di Dio. Pensate che meraviglia, quale grande dono il Padre ci ha fatto. Questa capacità, questa opportunità da parte nostra nella libertà di dire: sì, Gesù, accolgo la tua salvezza, accolgo il tuo aiuto, accolgo il dono del tuo Spirito Santo che mi dà forza nel seguirti, nel lodarti in tutta la mia vita. Allora vi invito, fratelli e sorelle, ad accogliere oggi il messaggio di Gesù, accogliere questo suo desiderio. Accogliamo davvero questo suo forte, ardente desiderio di salvarci, di aiutarci. È come se Lui tendesse la mano verso di noi e noi a volte siamo indifferenti, a volte siamo tiepidi dicendo: ah, Dio non mi vuole aiutare, Dio non è vicino a me. Eppure Lui è davanti a noi con la mano tesa che attende la mia mano, che lo insegue, che lo raggiunge. Fratelli e sorelle, tendiamo la mano verso Dio. Oggi ci sta aspettando. Grazie, Signore Gesù, per questo tuo amore meraviglioso. Grazie perché in questo tempo posso sperimentare che tu mi ami. Posso sperimentare che sei al mio fianco, che sei la mia salvezza, che hai deciso di salvarmi malgrado le mie mancanze, i miei peccati, le mie miserie. Gesù, grazie. Io oggi ti chiedo di riversare abbondantemente su di me il dono del tuo Spirito Santo affinché io ti segua, accolga il tuo invito e possa convertirmi a te e portare grande frutto. Frutto perché tu sei con me, tu sei il mio Salvatore. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, questa è la buona notizia per voi oggi, per te. Gesù ti vuole salvare. Questo è lo slogan. Certo, Gesù mi ha già salvato, ma oggi è il tempo mio per tendere la mano e aggrapparmi alla sua salvezza. Che così sia, cari amici. Amen. Grazie per avermi accolto, cari amici. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami, Signore, ti ascolto.